Buonasera ragazzi, allora, allora, tutto sto casino, tutto sto casino, non è successo niente questo calciomercato nomi su nomi, ma quantomeno oggi è stato ufficializzato che Skriniar rimane fino a giugno eh, notizia bella, notizia brutta, non lo so, perché la una situazione un po' anomala un po' anomala perché lui ha detto che ha firmato col PSG c'è già un accordo, varie trattative, PSG voleva offrire 10 milioni, 12, ne voleva 20. Fatto sta che praticamente a giugno Skriniar verrà perso a zero. Quindi che affarone abbiamo fatto? Un grande affarone. Si parlava di Demiral, nel no? caso in cui andasse via Skriniar subito, si è parlato di, di tutto di più, persino Maguire. Persino Maguire. Eh, però ovviamente sono classici shinomi no? che mettono i giornali poi io speravo sinceramente che Gagliardini se ne andasse fuori dalle Maroni ce l'abbiamo ancora in rosa anche lì parlavano che c'era interesse da parte del Nottingham Forest no, chi era? non mi ricordo chi era niente, ce l'abbiamo ancora tra le palle vabbè, che devo fare ragazzi? io eh, ovviamente mh, sapete io di solitamente a fine mercato gennaio o fine agosto quindi quello estivo, quello invernale, quello estivo, un voto davo un voto, valutazione sul mercato dell'Inter, no? acquisti, cessioni. Che voto devo dare questa, questa volta? A parte tutte quelle italiane, praticamente, le, diciamo le big, no? quelle più... Non è che hanno comprato chissà chi, ho sentito, eh, ha preso Luca Pellegrini, lì adesso eh, la Lazio mi sembra, da, dalla Juve. Il Toro ha dato via Lucic. È andato all'estero. Poca roba. Poca roba. Addirittura anche oggi Giorgini è firmato con l'Arsenal. Cioè proprio fanno più le altre squadre all'estero, piuttosto che noi in Italia. Quindi è stato un mercato a quanto povero. Poca roba, L'Inter ha dato in prestito. Che ha dato in prestito, eh, non mi ricordo più. Ah, Esposito. Sebastiano Esposito è andato. Cacchio è andato in serie, B, in serie B? In Serie B? In Serie B non mi ricordo neanche che squadra. Eh, comunque, il Monza ha preso in prestito. Invece l'altro Carboni, insomma, giovani in prestito di qua, a destra e a sinistra, ma di cose grosse niente. Eh, si parla solo di screening eh, in questo mese, ma in questi mesi, credo ah, anche di mesi perché comunque, anche durante il Mondiale, sempre notizie su notizie. Questo ha fatto questo, questo ha fatto quest'altro, ma alla fine non è successo nient'altro. Io cosa speravo in questo mercato? Speravo appunto di cedere certi giocatori come i Gagliardini, quello sì, perché io vorrei che Aslani avesse un po' più di spazio, sinceramente, perché tanto comunque eh, sappiamo come è, com è, com è la situazione. Stasera ho visto la formazione, sto facendo questo video prima della partita di Inter-Atalanta, quindi non so come andrà a finire, lo commenterò poi più tardi, e ho visto che Aslani nuovamente, parte dalla panchina. Boh, non lo so, magari è una di tempo, non ho idea, però comunque speravo che ci fosse una cessione abbastanza importante. E poi caso Correa, via tutti, via mezza Inter, però alla fine mi sa che se ne parla a giugno, quest'estate estate chi lo sa cosa succederà. Eh, abbiamo anche il caso Lukaku che è in prestito, quindi bisogna ben capire. Quindi tutto rimandato a giugno e gira che ti rigira alla fine con Skriniar. 0 euro guadagnati, 0 euro guadagnati. Complimenti Zang, mi aveva fatto sta grande affare. Chissà cosa sarà successo, non lo so. Ma comunque poteva tanto meno tanto meno offrirgli un po' di più a screener piuttosto. Infini, un po' di più, e magari lo vendevi, che ne so io. Potevi scogitare qualcosa di più, più intelligente, invece, invece, ti hanno offerto 60 milioni l'anno scorso. Non l'hai venduto, voluto tenere. ti Non Aspettavi che Skinner rimanesse, invece no, invece no. Mica, mica scemo screen, eh, eh. Io affronto di più dall'estero. Chiunque se ne andrebbe, eh, andre, è andato via anche lui. faccia di capitano, faccio di capitano. Ormai in questi giorni qua sono tutti mercenari. Voglio dire, anche Lautaro. Si, sì, Amolin. Sono ben all'Inter, non ci stupiamo. Se tra qualche anno andrà in qualche altra squadra, perché ormai non ci bisogna più affezionarsi ai giocatori e L'ha dimostrato Lukaku l'anno scorso. Eh, è così, magari il calcio adesso. Quindi non stiamo neanche troppo a lamentarci. Ci lamentiamo con la società, perché veramente non capiamo con Zhang Perché veramente cosa ci stai a fare all'Inter? Che ci stai a fare all'Inter? Cioè devi stare lì a risparmiare. Ma bisogna investire per vincere i trofei. Sei contento di vincere i trofei? Super Coppa e Coppa Italia? Ci fermiamo qui, ci fermiamo. Non lo so, spera di vincere. Le, le cose importanti con una squadra che sì, per carità competitiva rispetto a qualche anno fa, quello sicuramente, quello sicuramente. però, eh, miglioramenti non ce ne andiamo avanti, sempre a parametri zero. Andiamo sempre a, avanti a scarti di altre squadre. Quindi, che futuro avrà, Sinter? io non, non ho proprio idea. Cioè, noi a gennaio e ad agosto ci facciamo sempre le domande. Che Inter sarà, Verrà smontata perché così sta, sta succedendo. È dal 2021 che Zan comincia a continua a smontare questa inter. Andiamo avanti sempre ad arrancare. Marotta, sempre che lì arranca, arranca, arranca. Eh, leon, leon, leon. Cioè, ragazzi, no, veramente poi io comincio a parlare a cazzate. Mi incazzo! Comunque, il mercato finisce così. Ora ci godiamo questa grandissima partita di inter Atalanta. Sarà dura, sarà tosta. Siamo in forza Inter. E ditemi voi cosa pensate di questo calciomercato. Anche in generale, perché comunque alla fine l'Inter, Mina, Juve, sì, poca roba, non è successo niente. In Italia c'è crisi, c'è crisi, lo sappiamo. Ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. E ci vediamo ah, alla prossima. Ci vediamo stanotte con il commento. Possiamo sperando di non farlo troppo tardi, perché no, spero di non, di non subirmi supplementari, Rigori e quant'altro. Anzi, io questa coppa la voglio assolutamente vincere. Quindi, possiamo pensare anche supplementari, ma. Poi non soffrire troppo. Forza entra, ciao.